Ciao amici e benvenuti in un altro video del vostro Rockwell, benvenuti in un altro mio unboxing. Amici miei, scusatemi in anticipo se mi sentite con una voce un po' giù di morale, ma purtroppo sto attraversando un brutto periodo. Mia madre è ricoverata, quindi problemi vari, quindi scusatemi se mi sentite così giù di tono. Quindi vi confesso tranquillamente che gli unici momenti di svago sono proprio questi che passo con voi nell'aprire queste action figure e nel recensirle. Quindi scusatemi di nuovo se mi sentite un poco giù di voce, ma farò del tutto per rendere questo video un po' normale come sempre. Allora, amici miei, non perdiamo altro tempo. Mi è arrivato questo bel paccozzo dall'Italia. Se non sbaglio è a Bari. L'ho preso da un negoziante che si chiama Palmi Giochi. In un certo senso neanche si meriterebbe questo venditore di io fargli pubblicità, ma voi sapete come siete io. Ma voi sapete io come sono, faccio pubblicità a tutti perché proprio mi piace fare pubblicità a tutti perché lo trovo giusto. Quindi, perché ho detto questo? Perché questo venditore è molto bravo, è molto buono, è molto affidabile. Però diciamo che ha un certo caratterino. Quindi in passato ho avuto un po' di problemini. Però, infine mi è andato tutto bene. Comunque, questa action figure l'ho comprata io da Palmi Giochi. È un negozio abbastanza fornito di action figure vintage e moderne, ma soprattutto vende delle action figure vintage a prezzi molto molto ottimi. Allora, andiamo ad unboxare il nostro pacco. Allora, vediamo qua. Aspettate, posso. Ma apro di qua. Allora, vediamo qui che cosa troviamo. Ah, me l'hanno messa così. Allora, come vedete già avete un po' visto, allora qui troviamo questo bellissimo Ra's al Ghul, cioè che appunto qua si chiama Dukard, ma che non è altro appunto che Ra's al Ghul, preso direttamente dal film Batman Begins. Come vedete, diciamo, dovrebbe assomigliare all'attore Liam Neeson, se non sbaglio, no, forse l'ho pronunciato male, per ora non mi viene, amici. Comunque è l'attore che interpreta Ra's al Ghul, Dukard, in Batman Begins. Diciamo che gli somiglia approssimativamente, dai, non è male. Quindi questa è l'action figure. L'ho trovata abbastanza bella e naturalmente ad acquistarla, questo qua è il prototipo, non ci azzecca niente proprio con l'action figure in commercio e anche meno somigliante. Comunque sono stato invogliato a comprare questa action figure anche perché il costo era davvero regalato, mi è costata quasi 5 euro, quindi un prezzo più che conveniente. Vediamo poi quale altra cosa c'è. Allora, qui abbiamo questo meraviglioso Jeebs, che è appunto un bellissimo personaggio della serie dei Men in Black, MIB Men in Black, direttamente dal film appunto del 1997. Questa è una bellissima action figure deluxe, appunto, come ho già detto, di Jeebs. Jeebs, se voi ci pensate bene, è quel personaggio che i Men in Black, Tommy Lee Jones, gli sparava in testa e dopo la testa appunto schizzava da tutte le parti, ma neanche un secondo dopo gli ricresceva da piccola, gli ricresceva normalmente grande. E qui l'hanno chiamato Jeebs delle teste mutanti, dalle teste mu mutanti. Ah, qui lo hanno chiamato anche Jeebs mille teste.
E hanno creato un gimmick che in pratica cambia la testa, però qui lo hanno ricreato proprio nell'atto, come vedete, che gli sparano, infatti questo rappresenterebbe proprio sangue, diciamo, nell'atto che Tommy Lee Jones, il nostro Tommy Lee Jones, gli spara in testa e poi gli ricresce la sua testa, quindi ha un gimmick molto carino, molto grazioso, anche questo mi è costato sui 5 euro, 5 euro e qualcosa, quindi... Un'action figure di questa, della Jig del 1997, specialmente con un gimmick molto particolare, sinceramente non me la sono lasciata sfuggire, anche perché la cercavo da molto tempo. Vedete qua c'è appunto il funzionamento, qua appunto è la versione quando gli sparano, qui è quando, diciamo, qui gli hanno messo questa specie di testa mutante che non ci azzecca niente con la sua testa vera. E qui lo hanno fatto così. Comunque lo trovo abbastanza molto carino e bello. È un action figure sempre della Galoob, distribuito da noi dalla Jig. Qua vediamo la solita scaletta di altri personaggi. Come se voi mi conoscete bene e mi seguite da molto tempo, io già tanto tempo fa ho recensito, ho fatto la recensione di Kay e DJ, quindi l'action figure appunto di Tommy Lee Jones e Will Smith. L'action figure proprio base. E qui troviamo tanti altri personaggi. Mi piace tantissimo Mickey. Se non sbaglio si chiama così, Mickey, l'alieno. Che anche lui ha un gimmick molto carino. E quindi, amici miei, questo è appunto l'action figure del 1997 del film. Del primo film di Man in Black, l'action figure di Gibbs. E questa è l'action figure appunto di Ra's al Ghul, appunto, Deckard, direttamente dal film Batman Begins della Mattel. Quindi, amici miei, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste due action figure. Questo è l'unboxing di oggi, quindi fatemelo sapere cosa ne pensate con un messaggio scritto, semplicemente con un mi piace. Amici miei, il nostro video finisce qui, ci vediamo alla prossima e come dico sempre, ma che cosa è?